Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Allora, partiamo subito parlando di Enel e dei punti luce del paese che sono spenti. In alcune vie addirittura sono molto buie perché ci sono più luci vicine che si sono spente. Questa mattina abbiamo fatto appunto un incontro con i rappresentanti di Enel Sole, quelli che gestiscono i nostri lampioni, i nostri punti luce, e nel quale si è arrivati poi che adesso verranno riparati anche e tutto tornerà alla normalità il prima possibile. Però sfrutto l'occasione di questo video per fare pubblicità anche a un metodo che può essere utile per la segnalazione dei punti luci spente, ed è l'applicazione di Enel X e si chiama YouUrban. La potete trovare appunto sugli store per le applicazioni dei telefoni, e servono, c'è proprio la possibilità di segnalare guasti e lampioni spenti direttamente sul cellulare. La segnalazione arriva direttamente alla centrale di Enel e di Enel X e Enel Sole, che poi ripara il guasto e ve lo segnala tramite mail, ovviamente, quando il guasto viene chiuso. Voi magari avete più sott'occhio il numero del lampione, il luogo dove si trova, e con questo metodo lo potete fare più velocemente. Altrimenti resta vivo il metodo tradizionale di segnalare al comune, l'ufficio lavori pubblici, ufficio manutenzioni, il numero del lampione spento. Gli eventi del fine settimana, sabato e domenica, qui al Castello Visconteo nella Sala Camino ci sarà una mostra del pittore fagnanese Bruno Argioras. Il titolo della mostra è Colori e sensazioni. Sempre sabato alle ore 17 riparte la rassegna al caffè con l'autore. Matteo Di Tommaso presenta il libro Il sentiero nascosto, e questo verrà fatto in caso di bel tempo nel cortile del castello, in caso di brutto tempo nella sala del pozzo. Mentre prosegue sempre sabato e domenica presso lo spazio Ozium la mostra che è stata aperta in occasione della Notte Bianca. Ricordo inoltre che questo fine settimana ci sarà la festa patronale delle Fornaci di Santa Maria Assunta, stand gastronomici, momenti musicali e via dicendo. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.